Buonasera ragazzi, buonasera. Se io vi domando quante notizie belle avete ricevuto nel 2020, voi ce la fate ad arrivare a 5? Non parlo di privato, immagino che il vostro privato sarà stato anche bello. Io non mi vergogno di dirvi che da un punto di vista lavorativo il 2020 è stato per me un anno straordinario, quindi sono un'anomalia. Perché diciamo che nel 2020 mi è andato tutto bene, quindi sicuramente nel 2021 ci avrò delle sfighe allucinanti a livello lavorativo e vi confesso che anche a livello privato è stato un anno, almeno sin qui, molto bello. Ma da un punto di vista politico, da un punto di vista, quante belle notizie avete ricevuto? Secondo me poche. Ed è per questo che io, quando mezz'ora fa, 40 minuti fa, ho letto la notizia della liberazione di Chico Forti, ho avuto proprio quella sensazione di oh, finalmente almeno una. Poi, per carità, io ho detto erroneamente liberazione, insomma, diciamo che tornerà in Italia, che già è una grande notizia. Perché è una bella notizia? Perché, sai, qualcuno potrebbe non seguire la vicenda e dire: ma cosa esulti? Torna in Italia uno che è stato accusato di omicidio, no, accusato, condannato di omicidio dal Tribunale della Florida per un reato che avvenne 20 anni fa, perché era il 2000. Anzi, avvenne nel 98, è avvenuto nel 98 e dal 2000 Chico Forti è in carcere in Florida. Perché allora uno deve esultare? Perché Di Maio ha esultato e addirittura ha scritto nel suo post su Facebook e su Instagram, insomma, sui suoi profili, che addirittura è commosso di fronte a questa notizia. La motivazione è molto semplice. Intanto esiste una forma di pietas a prescindere, quindi quando un connazionale torna a casa dopo 20 anni di galera o è Cesare Battisti, e allora tutto sommato sei contento perché non vedi l'ora che sconti la galera veramente in Italia dopo aver fatto quello che voleva in Brasile, o non esulti perché è un criminale patentato e quindi che stia in Brasile, in Francia, negli Stati Uniti o in Italia, tutto sommato ti cambia poco, l'importante è che stia in galera se è un criminale. Ma in questo caso, perché chiunque ha seguito la vicenda Chico Forti sa bene che quella vicenda è una vicenda piena di contraddizioni legali, piena di contraddizioni giuridiche, piena di punti deboli, grossi punti deboli. Ci sono state delle ricostruzioni in questi anni della vicenda giudiziaria, ne hanno parlato molti testimonial eccellenti, penso per esempio a Fiorello. Fiorello è sempre stato uno dei pochissimi a far sì che rimanesse alta l'attenzione di fronte a questa vicenda, che non ha mai interessato troppo i grandi media, però Fiorello è uno di quelli che ne ha parlato tanto. Non solo lui, per carità, però mi ricorda anche un bellissimo speciale più di uno delle Iene. Ecco, chi ha seguito questa vicenda sa che probabilmente, io non ne ho la certezza perché ovviamente non c'ero nel 98, ma chi... Beh, vedo che qui c'è un casino. Fai silenzio tu, silenzio, zitta, dai ferma. Scusate, ma qui c'è un po' di confusione in questa casa. Mi riferivo al mio cane, non è che parlo così con la mia compagna, altrimenti mi avrebbe dato un cazzotto subito. Ecco, chi ha seguito quegli special delle Iene, non solo, si rende conto e ha la sensazione della fine di un incubo giudiziario, una fine decisamente lenta, decisamente tardiva, però io credo che sia veramente una gran bella notizia. Abbraccio la famiglia di Chico Forti e faccio anche complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo capolavoro diplomatico. Io non so minimamente se Luigi Di Maio sia un bravo ministro o un non bravo ministro, perché sai, prima di vederlo alla Farnesina non è che me lo immaginassi ministro degli esteri. Devo dire però che nelle ultime settimane sia lui sia il governo, prima con i pescatori di Mazara del Vallo, poi con la vicenda Chico Forti, hanno dimostrato che probabilmente questo governo e anche il ministro Di Maio non sono sicuramente così incompetenti, dementi o bibitari come qualche fenomeno continua a definire tanto Di Maio quanto il governo. Perché poi bisognerebbe anche vederli in faccia questi fenomeni che definiscono bibitaro Di Maio. Cioè tu li vedi, questi politici, ti rendi conto che razza di politici sono e dici: accidenti, ma voi, oltre ad essere voi stessi, a dovervi vergognare di essere voi stessi, vi permettete pure di criticare qualcun altro? E andateci voi a fare i fenomeni, no? Quindi, grande notizia. Veramente prima o poi ti picchio. Grande notizia, per quanto riguarda Chico Forti, sono molto molto contento.
sono meno contento se mi trovo costretto a parlare dell'attualità. Perché l'attualità, per me purtroppo ormai coincide quasi sempre con la politica. E ragazzi, io l'ho detto ieri sera, ospite di Carta Bianca, è stata una puntata bella ieri ed è stata una bella giornata ieri. C'è stata anche l'intervista a Marco Travaglio, che è stata un'intervista, vedo che vi è piaciuta molto e a me ha fatto molto piacere. Poi ne parlerò un po' di quell'intervista perché sta facendo tante visualizzazioni, sta facendo molto parlare. Mi ha fatto piacere, poi vi racconterò perché. Ma lo intuite. Però ecco, tornando alla puntata di ieri di Carta Bianca, ospite di Bianca Berlinguer, c'era il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando, e io ho detto tanto a Orlando quanto a Belpietro quanto a Bianca che secondo me non è per niente chiusa la crisi di governo. Renzi, finché avrà fiato in gola o in pappagorgia nel suo caso, più che gola, farà quello che sa fare o che non sa fare, ma che è l'unica cosa che gli viene da fare, cioè casino. Ragazzi, Matteo Renzi non esiste più in natura da un punto di vista politico. E ovviamente parlo sempre a livello politico, a livello personale, gli auguro ogni fortuna a lui e alla sua famiglia, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, io non ho nulla contro di lui come persona che non conosco e neanche voglio conoscere, parlo sempre solo a livello politico. Ma e neanche a livello giudiziario, non mi interessa, parlo a livello politico. Ma da un punto di vista prettamente politico, Matteo Renzi non esiste più. Se si va a votare scompare fisicamente, e sottolineo scompare fisicamente, ovviamente fisicamente dal Parlamento, non è che scompare fisicamente lui, è ovvio, cioè, devo anche fare queste specifiche perché c'è qualche deficiente che fa finta di fraintendere, o qualche fenomeno, qualche presunto uomo di garanzia e super partes, è ovvio che parlo di scomparsa fisica dal Parlamento, dopodiché. Ripeto, gli auguro di campare 500 anni e di avere ogni gioia possibile dalla vita, lui e tutti i suoi cari. Ma Matteo Renzi, come ho detto ieri, che è tutto fuorché stupido e che conosce molto bene la politica e che conosce soprattutto gli aspetti per me più deleteri della politica, cioè questi tatticismi, questa roba da prima Repubblica, questa roba sostanzialmente insopportabile, è una persona che sa benissimo che se si va a votare scompare fisicamente dal Parlamento, lui come Renziani, come Italia Viva, che già sono pochi di per sé, figuriamoci se tornassimo a votare. Ecco perché io vi dico questo, perché l'obiettivo, e l'ho detto anche a Orlando, l'obiettivo di Matteo Renzi è quello di sfibrare Conte, sfibrare questo governo, sfibrare soprattutto i 5 Stelle, ma attenzione, parallelamente, qual è il suo sogno? È quello di creare una maggioranza plausibile diversa da questa. Quindi, qual è l'obiettivo nelle prossime settimane di Matteo Renzi? Andare a bussare alla porta al PD e dirgli: ehi, ma voi, tutti voi, siete sicuri che non ci state in un governo diverso? Dove non c'è Conte ma c'è qualcun altro? Draghi o chi per lui? E poi dirà la stessa cosa ai 5 Stelle, e poi dirà la stessa cosa a MDP, e poi dirà la stessa cosa a una parte della Lega, e sicuramente dirà la stessa cosa a Berlusconi, perché a Forza Italia, perché tanto lui è un berlusconiano, venuto non benissimo a livello politico. Ma è un berlusconiano, questo è l'obiettivo di Renzi. E allora perché io torno a parlare di questa, quello che Marco Travaglio, l'ho chiamato Matteo, quello che Marco Travaglio ha definito pelo superfluo della politica? Ne parlo perché purtroppo è decisivo al Senato, con i suoi 18 senatori, ma soprattutto ne parlo perché se Matteo Renzi insiste, e secondo me insiste, e insisterà, a rilanciare la posta, a provocare Conte, a provocare 5 Stelle, a provocare Zingaretti, a provocare Bersani, fate una bella cosa, Zingaretti, Bersani, Conte, Di Maio, chi volete voi. Andate a vedere il bluff di Matteo Renzi. Perché, attenzione, se il PD graniticamente non accetta nessun altro governo, se i 5 Stelle graniticamente, non Bonafede, Di Maio, che so che non lo accetterebbero mai, ma anche le quarte, quinte, seste file dei 5 Stelle che sono popolati da personaggi che te li raccomando, se tutti loro non ci stanno in un governo, se il PD non ci sta totalmente in un altro governo, se la stessa cosa riguarda MDP, a quel punto non esiste l'alternativa di un governo diverso, perché la Meloni non ci sta, con chi lo fa il governo? Renzi da solo con chi? Con Berlusconi e Salvini? E dove vanno? Dove li hanno i numeri? E allora che succede a quel punto? Succede che si va a votare. Voi credete che io speri di andare a votare? No! Ma se l'alternativa a questo governo, che per me è per distacco il meno peggio tra i governi possibili oggi, se l'alternativa a questo governo è lo sfibramento, la consunzione, l'erosione, il tirare a campare
forse, ma forse, ma forse, un governicchio pur di non andare a votare. A quel punto, se salta il governo Conte 2, andate a votare. Voi a Renzi gli dovete dire: la fai lunga, insisti, va bene, si va a votare, dimostraci che tu hai un governo alternativo e vediamo dove vai, altrimenti si va a votare. Perché a quel punto, se insiste Renzi, attenzione perché ci sono due strade. Se voi, come ha detto Orlando, siete sinceri nel non voler fare un governo simil Draghi, sono due le strade, non è che sono mille. La prima strada è si va a votare la fiducia. Camera e Senato, alla Camera il governo Conte 2 ha ampiamente la fiducia perché i renziani non servono a nulla alla Camera, al Senato non ha teoricamente la fiducia. Però andiamoci a vedere il bluff di Matteo Renzi. O vediamo se al Senato tutti quei 18 senatori votano veramente contro la fiducia, sapendo quei 18 senatori che se si torna a votare, di quei 18 non ne rientra neanche uno, perché, insisto, scompaiono fisicamente dal Parlamento. Renzi e Italia Viva, se si va a votare fra 4 mesi, lo dico ad Ansaldi e ad altri, scompaiono fisicamente dal Parlamento. Scompaiono fisicamente dal Parlamento. E allora andiamo a vedere questo bluff e vediamo quanti di Italia Viva veramente seguono Renzi. Lo seguono tutti? Bravi, complimenti, ma voi siete convinti che parallelamente qualcuno, che ne so, tra i leghisti o il gruppo misto, ma soprattutto qualcuno tra i berlusconiani, pur di non andare a votare, voi siete convinti che nessuno voti la fiducia a Conte? Cioè, quei forzisti che sanno benissimo che Forza Italia passa dal 10% al 5%, voi siete tutti convinti che dico: no, no, noi non si vota Conte perché siamo ligi moralmente, noi siamo fedeli al centrodestra. Ma di che? Ma chi? Ma quando? Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo? Come diceva Antonio Albanese quando gli rubavano il motorino e faceva l'ex drastico. Allora, prima ipotesi, si va a votare. Non passa la fiducia al Senato? Non ha la fiducia al Senato il governo Conte 2? Quindi significa che i renziani sono stati fedeli, che i berlusconiani sono stati fedeli, che magari c'è stato qualche fuoco amico da parte dei piddini, tipo Marcucci. Non è che sono scemo, lo so benissimo che c'è anche quell'aspetto lì. Ok, a quel punto però PD, 5 Stelle, MDP, voi dovete essere di parola e si va a votare. Si va a votare perché siamo un paese imbecille a quel punto, così imbecille da andare a votare dentro una pandemia, perché sarebbe da dementi purtroppo andare a votare dentro una pandemia, ma ci andremmo per colpa di qualcuno che avrebbe anteposto la figaggine tattica al bene supremo del paese. E a quel punto si va a votare con pochi malpancismi. Amici miei 5 Stelle, Talebani, Rady Battista o quell'altra biondina che faceva lo pseudo ministro nel governo Conte 1. Si sta insieme, PD, 5 Stelle, MDP, Sardine, Sinistra Radicale, chi volete voi, società civile, eccetera, e si va a votare compatti contro la destra, si perde pazienza. Si vedrà quanto saranno fenomeni quelli di destra. Si fa una bella opposizione. E nel frattempo, se non altro come piccola soddisfazione suprema, quello che ha creato tutto sto casino scompare fisicamente dal Parlamento, perché questo Renzi è uno che ha il 2%. E quindi se si va a votare, perché si deve andare a votare se salta questo governo, scompare fisicamente dal Parlamento. Lui e tutta Italia Viva. E a quel punto vedremo piangere nessuno. Se non 5 o 6 o 7 twittaroli compulsivi che staranno lì a piangere nel loro avamposto twittarolo. E vedremo piangere le Fusani, le Meli, i Bizzarri e i Costantino della Gherarduccia e quegli altri due o tre che gli sono rimasti fedeli, compresa l'inarrivabile Gaia Tortora. E pazienza se li vedremo piangere. Ma visto che sono tutti fenomeni e che in natura non esistono, perché è un mondo che in natura non c'è, perché non esiste il renziano in natura, esiste soltanto su Twitter e al Senato e in televisione, nei programmi che non contano, perché nei programmi che contano ovviamente i renziani non li portano perché non fanno ascolti, a quel punto andiamoci a votare. Se non altro, ci libereremo a livello parlamentare dei renziani e di Renzi. Altra cosa che voglio dirvi.
Il libro che non ce l'ho qui, La congiura dei peggiori, il mio, sapete che io ogni volta vi prometto di leggere una vostra recensione, ne ho, poi devo dirvi ancora un'altra cosa, ne ho trovata una molto bella, Stefano, 22 dicembre, quindi quando, ieri, la persona che fa vedere il libro, c'è la foto, La congiura dei peggiori, e lui è, boh, una spiaggia, devo dire, molto bella, all'estero, infatti il titolo è anche all'estero, prenotato prima dell'uscita, letto fra un bagno e l'altro, Andrea una certezza. Non puoi fare a meno di leggerlo perché dentro il libro ci sono queste brutte verità di questo pandemico 2020, pungente, penetrante e spigoloso come qualche vino. Il libro si divora e ti convince, qualora ce ne fosse bisogno, che quando è la penna di Andrea a lasciare la traccia, la musica è sublime. Stefano, sei un grande, sei un amico, ti voglio bene e voglio bene a tutti voi che hanno acquistato La congiura dei peggiori e magari lo acquisteranno copiosamente, magistralmente, sontuosamente, anche oggi, anche domani, per fare un regalo, perché sappiate che La congiura dei peggiori, che vedete anche come logo qui, qui, anzi qui, qui lo vedete qui, e poi lo vedete anche dov'è? Qui, 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 ecco, qui lo vedete, qui, qui, esatto. È un libro meraviglioso ed è un regalo meraviglioso. Quindi oggi, stasera, ora regalatelo, domani regalatelo, fate regali a più non posso e regalatelo anzitutto a voi stessi. Ma va bene anche regalato per l'ultimo dell'anno, regalatelo anche per la Befana, regalatelo quando vi pare. Ma mantenetelo così vigoroso, in salute, alto e bello in classifica. A proposito di classifica, a proposito di libri di successo, ieri, e vi ringrazio anche a nome suo, c'è stata questa intervista a cui io tenevo tantissimo, che è un'intervista che ho fatto a Marco Travaglio. Ora già mi fa ridere chiamarlo Marco Travaglio perché essendo un amico e il mio direttore, per me è Marco, però diciamo che faccio finta di essere istituzionale, quindi lo chiamo Marco Travaglio. Dovete sapere che io quando facevo Reputation, che è un programma che ho fatto per una TV molto piccola ma molto dignitosa che si chiamava La 3, ho fatto di tutto per avere ospite Marco, però visto che registravo a Milano, Marco non ce l'ha mai fatta. Per fortuna, e finalmente l'ho intervistato ieri, è stata un'intervista che mi ha fatto molto piacere, intanto perché ho una stima totale di Marco Travaglio, lo ritengo, anche se lui si incazza ogni volta che lo chiamo così o comunque si imbarazza, lo ritengo un maestro, perché per me è veramente un maestro, lo ritengo un amico, lo ritengo una delle persone più corrette che abbia incontrato nel mio percorso. Ho sempre detto che le persone che più mi hanno aiutato nel settore giornalistico sono state Edmondo Berselli, Marco Travaglio, Antonio Padellaro, e lo dirò sempre, sono le uniche persone che mi hanno concretamente aiutato nel mondo giornalistico senza avere nessun tornaconto, e quindi intervistarlo, peraltro nella mia rubrica, nella mia trasmissione, nel mio format Scanzi Interviste, è stata una bella soddisfazione. Anche perché, come faccio sempre quando intervisto qualsiasi persona che stimo, ma anche che non stimo, cerco sempre di tirar fuori qualcosa che non aveva mai detto o aveva detto poco. Era ovvio che non avrei mai potuto fare un'intervista. Che ne pensi del governo? Che ne pensi di Renzi? Che ne pensi dei 5 Stelle? Che due palle, lo dice già tutte le volte che va in televisione. E quindi ho cercato di raccontare un po' la sua carriera, anche le sue difficoltà, perché dovete sapere, io so che ci sono molti giornalisti, aspiranti tali che mi leggono, mi seguono, mi guardano e guardano Marco. Non pensate mai che i Travaglio, i Padellaro, i Gomez o gli Scanzi siano nati affermati, siano nati di successo. Non è così. Marco è uno che ha preso degli schiaffoni in faccia che ne basterebbe la metà. Io ho preso degli schiaffoni in faccia che ne basterebbe la metà. E mi faceva sorridere, si fa per dire, sentire ieri da Marco elencare tutte quelle testate giornalistiche che più l'hanno messo in difficoltà, che è esattamente, erano esattamente, sono esattamente le stesse testate, gli stessi gruppi editoriali che hanno sempre cercato di osteggiare anche me. Evidentemente è qualcosa che torna, evidentemente non è una coincidenza. Se Marco ha avuto certi problemi, io ho avuto gli stessi problemi e persone a me care hanno avuto o hanno gli stessi problemi. Quindi sono molto contento dell'intervista di Marco e diciamo che quello che ha detto, al di là degli aspetti personali, della sua carriera o su cosa si è laureato, quelle sono cose molto sue, ma diciamo le sue analisi o certi suoi ricordi o certe sue esperienze lavorative, al 95% erano anche le mie. Quindi, se non l'avete vista quell'intervista, guardatela perché è veramente, secondo me, una bella chiacchierata tra due persone che si stimano, che per certi versi si somigliano, per altri un po' meno, due persone che probabilmente potrebbero scrivere, anzi, sicuramente possono scrivere soltanto, si fa per dire soltanto, sul Fatto Quotidiano. E anche qui c'è un altro paradosso che Marco ha sottolineato in maniera magistrale. Quando io leggo, anche nelle ore scorse,
frasi tipo perché Travaglio è sempre in televisione, perché Scanzi è sempre in televisione, perché Padellaro è sempre in televisione, perché li pagano. Do una notizia a tutti quei rosiconi, colleghi o presunti tali, e lettori o presunti tali, spettatori o presunti tali, che non vorrebbero mai vedere in televisione Travaglio, Gomez, Scanzi o Padellaro e si domandano perché. Vi do questa notizia che vi ha dato ieri Marco. Marco Travaglio è in televisione da 20 anni, io sono in televisione da 8-9 anni, Peter e Antonio sicuramente da più tempo, per un motivo molto semplice, perché funzioniamo. Basta. Cioè, la televisione, a differenza dei giornali cartacei, purtroppo i cartacei, ma la televisione non ha delle censure, o meglio ce le ha, infatti Marco non può andare a Mediaset. E anch'io diciamo che non sono gradito in certi contesti, peraltro a Medicini, perché se io andassi in certi contesti di sinistra ci starei benissimo, ma evidentemente sto sul cazzo ai conduttori, va bene, è legittimo. Ma la televisione funziona su una logica molto semplice, che è quella dell'ascolto. Cioè, se tu sei chiamato da 10 anni in prima serata, in quello che è il talk politico più importante d'Italia, più visto d'Italia, più autorevole d'Italia, non è perché Travaglio paga il conduttore o la conduttrice, ma è perché il conduttore o la conduttrice pagano Travaglio perché Travaglio gli porta ascolti, è autorevole, è bravo, è competente, è preparato. E magari altri che sono più filogovernativi, che sono più paraculi, cioè tutti rispetto a Marco, non sono così bravi, non sono così autorevoli, non sono così preparati e soprattutto non hanno pubblico. La televisione, come le classifiche di libri di vendita, funzionano così. Vendi, hai successo, quindi ti chiamano in prima serata. È triste, è brutto, è mercantile, è commerciale, è così. Come ha detto Marco, uno scrive i libri per venderli, uno va in televisione per essere notato e per avere più tornaconto anche relativamente ai suoi prodotti. Marco ha detto testuale: mi rompo i coglioni ad andare in televisione, ma ci vado perché così vendo più libri, do vita e voce ai miei pensieri e soprattutto aiuto il Fatto Quotidiano. Non è che viene fatta elemosina a Marco o a me o a Peter o ad Antonio, semplicemente funzioniamo ed è per questo che siamo in prima serata. Ci tenevo a dirlo perché ciclicamente, ma sono sempre in televisione. Siamo in televisione perché siamo bravi. Saremo antipatici, supponenti, grillini, contiani, tutte puttanate totali, ma funzioniamo. Perché io sono sempre in certi programmi televisivi e qualcun altro che frigna su Twitter, no? Perché quelli che frignano su Twitter non vendono una lira, non vendono una copia, non hanno pubblico, non se li legge nessuno, non sono nessuno, anche se potrebbero essere mio nonno, o potrebbero essere il papà di Marco, o lo zio di 100 anni di Marco. Mentre purtroppo l'editoria non è così, perché nell'editoria, come ha raccontato benissimo Marco ieri, in un momento perfetto di quella nostra chiacchierata, e Marco insomma, sa parlare, non è che glielo devo dire io, Marco ha raccontato quando ha avuto il successo clamoroso e il casino clamoroso dopo l'intervista con Luttazzi del 2001, Repubblica, che in quel momento era il giornale di Marco, non è che ha detto a Marco: vai, sei diventato famoso, ti amano tutti, sei diventato l'anti-berlusconiano per eccellenza, vai, ti facciamo scrivere in prima pagina. L'hanno nascosto. Santoro no. Santoro l'ha chiamato sempre in televisione perché ha capito che portava ascolti, ma i giornali no. Quando Travaglio era quello che faceva il record ascolti con Santoro, Travaglio, se non avesse avuto Padellaro all'Unità e Rinaldi all'Espresso e poi non avesse fondato il Fatto Quotidiano, avrebbe scritto sui muri del cesso. Perché non era bravo? Ma di che? Vogliamo dire che Marco non è bravo? Potete non condividerlo, ma non è bravo Marco? Perché non aveva pubblico? Ma se era quello che appena apriva bocca vendeva 100.000 copie. Non scriveva e non aveva spazio perché i giornali sono così. Ecco come funziona. Quando io ho cominciato a diventare famoso televisivamente, sapete cosa ha fatto la stampa dell'allora direttore Calabresi? Mi ha fatto togliere dalle pagine politiche per farmi seguire le moto, perché ero troppo ingestibile. E anch'io, se non ci fossero stati Travaglio e Padellaro a bussare alla mia porta,
Non avrei avuto un giornale su cui scrivere, non ce l'avrei neanche adesso, sebbene sia innegabilmente il giornalista più forte sui social e uno dei 5, 6, 7, 10 giornalisti scrittori che vende più e che fa più ascolti. Non è supponenza, è un dato di fatto. Non vuol dire essere bravi, vuol dire fare i numeri. Allora la televisione ti chiama perché fai i numeri, la casa editrice ti pubblica perché fai i numeri, i giornali ti pubblicano perché fai i numeri. No, i giornali no. Ed ecco perché è nato il Fatto Quotidiano, perché altrimenti avremmo scritto sui muri del cesso, che magari era il vostro sogno, era il sogno dei Renziani, dei Salviniani. Questo è un altro discorso. Ci tenevo a dirlo perché quel passaggio di Marco mi ha molto, molto, mi ha fatto molto piacere, perché è stato veramente lucido e preciso e pertinente in quell'aspetto. Quindi, ragazzi, guardatevela quell'intervista e ripeto, già che ci siete, comprate sia il mio libro sia quello di Marco, così spicchiamo definitivamente il volo e facciamo rosicare qualche collega. Altra cosa, domani ci sentiamo alle 19, ci sentiamo per la diretta del 24 dicembre, ci sentiamo per farci gli auguri perché noi gli auguri ce li facciamo. Magari farò una diretta un po' più lunga, comincio alle 18:30, rispondo anche a qualche domanda, quindi facciamo un po' diretta e un po' domanda-risposta sul libro e non solo sul libro, quindi preparate qualche bella domanda, siate numerosi. E ovviamente, ragazzi, visto che di fatto è cominciata la regione rossa, la zona rossa, perché i ristoranti hanno chiuso alle 18, fra poco chiudono i negozi, a mezzanotte, anzi alle 22 parte il coprifuoco, di fatto comincia il nostro Natale blindatissimo. Non sarà facile, però io ve l'ho detto anche lunedì sera, dopo aver fatto quella puntata un po', e ve l'avevo promesso, un po' guerreggiante con Cacciari, che pure è persona che stimo, anche se non trovo lucidissimo in questa fase, io ve l'avevo detto durante quella diretta di lunedì sera. Date retta a un coglione, ragazzi, state il più possibile a casa, perché la situazione non è così semplice. Ma non perché la variante inglese sia l'Armageddon, non perché improvvisamente il tasso di letalità sia schizzato del Covid, non sto dicendo quello. Sto dicendo che se la terza ondata arriva, e arriva sicuro, ma arriva male, noi ci facciamo parecchio male. E pensare durante la terza ondata di gestire un'emergenza sanitaria tragica, un'emergenza ospedaliera tragica e contemporaneamente fare il piano vaccinale e contemporaneamente gestire una crisi di governo è da scellerati. E allora voi la scelleratezza lasciatela ad altri. La scelleratezza voi lasciatela a quelli che pensano a fare le crisi di governo dentro un momento storico, ma voi date l'esempio. Cercate di essere bravi. Cercate di rispettare le regole che sono arzigogolate, scritte un po' male, siamo d'accordo, ma in realtà, come ha detto anche il professor Galli, vogliono dire una semplice cosa. State a casa. State il più possibile blindati a casa, uscite solo quando è indispensabile, e ci sta, ci mancherebbe altro. Uscite rispettando le regole, per il resto state a casa, uscite poco e purtroppo. Purtroppo i genitori cercate di vederli meno in questi giorni, soprattutto se sono genitori un po' anziani. È doloroso, parecchio doloroso, non vedere le persone per cui si darebbe la vita durante le feste natalizie. Fate un regalo a loro, anzitutto, oltre che a voi stessi. Cercate di stargli lontano, che sembra un paradosso. Ti voglio bene, quindi ti sto lontano. Ma in questa fase storica carogna, perché è una fase storica carogna, è l'anno forse più difficile degli ultimi 50, 60, 70. Forse dal 45 è stato l'anno più difficile per l'Italia, non solo per l'Italia. Ecco, in questa fase storica, per voler bene alle persone, purtroppo a volte bisogna non vederle, in attesa di tempi migliori che vogliono dire vaccino, immunità di gregge. Vi abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo domani e grazie, grazie, grazie di tutto, anche a nome di Marco.